anni fa. Palermo si ferma ancora per il 21esimo anniversario della strage di Capaci. Oltre 800 scuole, 20.000 studenti e 13 paesi europei con le loro delegazioni di giovani tornano a Palermo per commemorare l'anniversario delle strage di Capaci e Via D'Amelio. Le nuove rotte dell'impegno, geografia e legalità è il tema scelto quest'anno che ha dato il titolo al concorso nazionale e alla cerimonia istituzionale che si svolgerà come di consueto nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, le donne e gli uomini delle scuole uccisi a distanza di pochi mesi da due attentati mafiosi. È la prima volta come Presidente del Senato, ma l'emozione è sempre la stessa. Sono state queste le prime parole del Presidente del Senato Pietro Grasso scendendo da una delle due navi della legalità insieme alle scolaresche. Grasso poi ha aggiunto, dopo 21 anni, oltre ai successi contro la mafia militare, c'è maggiore consapevolezza. A Palermo, in Sicilia e in tutta Italia si sono fatti molti passi avanti da parte della società contro la mafia, ma naturalmente tanti sono ancora da fare. Ha poi parlato anche Maria Falcone, la sorella del giudice, che ha invitato i ragazzi a una maggiore consapevolezza e ha voluto fare anche un appello alla politica. Oggi Giovanni Falcone penserebbe che la Sicilia ha saputo alzare la testa, ha detto, ma penso anche che, da un altro punto di vista, sarebbe deluso perché l'attenzione da parte della politica certamente non è stata tantissima. La parte centrale della mattina si è svolta all'aula bunker del carcere Ucciardone. Le scolaresche si spostano tra Piazza Maggiona e l'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo e arriva il momento della politica, quella vera, quella che si può toccare con mano attraverso i sorrisi e le dichiarazioni dei ministri intervenuti. La commemorazione inizia ricordando il testamento morale che ha lasciato Falcone. La mafia non si vince con la repressione, ma attraverso la creazione di una società di giovani educati alla democrazia. Iniziano quasi da subito le domande dei ragazzi ai ministri. La prima ad essere interpellata è il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza, che promette più soldi per la scuola pubblica, un'agenda di governo forte. Gli edifici che hanno bisogno di essere messi a norma contro il rischio sismico, hanno bisogno di investimenti, anche di piccole manutenzioni, e cercheremo di aiutare anche i piccoli comuni che spesso hanno la responsabilità di una scuola e ci sono i sindaci che non dormono la notte perché hanno paura che la scuola crolli in testa ai loro bambini. E poi l'altra cosa saranno gli insegnanti. Penso che il nostro paese abbia bisogno di nuovi insegnanti, perché un paese, la cultura di un paese, il suo sviluppo, la sua crescita si fonda su un esercito di giovani nuovi insegnanti. La parola passa poi al ministro delle politiche agricole, Nunzia De Girolamo, che dopo aver levato ogni dubbio, ma è più Gomorra nei campi italiani, ha detto, ha anche promesso maggiore trasparenza nei palazzi del potere. Spero che tutti, come ha chiesto il presidente Grasso, possano raccogliere questa sollecitazione a farlo, perché garanzie di trasparenza, pensa che se una persona, un lobbista, ha interesse di interagire normativamente con il ministero che io rappresento, può parlare tranquillamente con il ministero, con coloro che lavorano all'interno del ministero, senza dover fare quei regalini a Pasqua, a Natale, che spesso aiutano. Il ministro della giustizia, Anna Maria Cancelleri, riprende le parole del pensiero di Falcone. Per sconfiggere la mafia, ha detto, bisogna aggredirne il patrimonio. Il ministro poi ha voluto riprendere anche quanto detto negli ultimi giorni sulle politiche da adottare per il web, che tra breve, a detta della Cancelleri, potrebbe essere forse un po' meno libero, ma di certo più sicuro. Adesso c'è il web, c'è il mondo, un grande mondo che sfugge alle regole normali, e quindi dobbiamo riuscire a penetrare anche in quel mondo.